Tutti quanti sognano di guadagnare tantissimo e poter spendere i soldi in case di lusso o macchine o altro. I soldi controllano tutto e sfortunatamente ne siamo schiavi, ma ci sono casi in cui è meglio non averli. Casi in cui il denaro può anche far preoccupare sul serio, come è successo a una madre di cui parleremo oggi, insieme alla figlia, con un borsone pieno di soldi, che sembravano usciti dal nulla. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova storia, che spero vi piaccia. Se siete seduti o sdraiati, ho una mezza via, quindi se sdraiati partiamo. Eddie Bryan è una bambina molto vivace e sorridente, che però ha avuto dei grossi problemi alla nascita. Le sue gambe avevano un problema, i dottori non capivano come mai. Quindi sin dalla tenera età si è dovuta sottoporre a molte operazioni chirurgiche. I genitori erano devastati, non sapevano cosa fare. Ogni volta che andava in ospedale, per lei era davvero una tragedia. Qualche tempo dopo finalmente aveva scoperto la causa dei problemi di Eddie. Soffriva di una malattia chiamata sindrome di Lersen, che consiste in varie deformazioni in vari punti del corpo. E in questo caso le sue gambe erano state colpite da ciò. Per ben 7 anni è tornata più e più volte in ospedale, con un totale di 65 operazioni per permetterle di camminare almeno un po'. E in effetti ci erano riusciti. Poteva stare in piedi e godersi la vita. Con attenzione, ovviamente. A soli 7 anni aveva una vita molto impegnata. Spendeva maggior parte del suo tempo all'ospedale Texas Scottish Rite. Oltre alle operazioni, doveva fare molta riabilitazione e moltissimi controlli di routine. Nonostante ciò, però, andava anche a scuola e non era niente male. I maestri la adoravano e la adorano tutt'oggi. Ma ci sono dei piccoli segreti che nemmeno lei svelava ai suoi genitori. A volte tornava a casa con la borsa più pesante del previsto. La madre si era ripromessa di non invadere mai la privacy di sua figlia e di chiederle sempre il permesso prima di fare qualsiasi cosa. Ma almeno 2 o 3 volte a settimana quello zaino si appesantiva. È vero che i bambini di oggi devono portare un certo peso sulle spalle. Quando ero più piccolo io, per esempio, mi sembrava di indossare la tuta di Goku per gli allenamenti da 6600 tonnellate. E scommetto anche alcuni di voi hanno migliaia di libri e tante altre cose nel borsone di scuola. Comunque la preoccupazione era grande. Non voleva sua figlia si facesse male alle spalle, quindi piuttosto che chiamare subito la scuola per chiedere se le davano troppe cose da riportare a casa, aveva deciso di controllarne il contenuto. Aperto lo zaino aveva trovato tantissimi soldi, ma davvero tanti per una bambina. Molti di noi lavorano per guadagnare soldi, ma lei ovviamente a soli 7 anni non poteva. Quindi come diavolo ci era riuscita? Preoccupata era andata subito dal marito, pensando potessero essere stati anche rubati, ma Eddie non lo avrebbe mai fatto. Non era nemmeno a conoscenza di cosa volesse dire rubare o prendere cose senza chiedere. Insieme si erano seduti e avevano chiamato Eddie per chiederle spiegazioni. Così la bambina aveva raccontato l'intera storia. Quando non era in ospedale, in teoria aveva il permesso di stare con i suoi amichetti e fare ciò che voleva, cioè cose da normali bambini. Saltare, giocare e altre cose che non sto qua a dirvi. Ma non sempre era così. Anzi, più di una volta era andata via dagli sguardi di tutti. Chiedeva anche ai suoi amici di non dire niente a nessuno. Si fermava vicino a un semaforo e teneva su un cartello con scritto: «Come desiderio di compleanno vorrei racimolare $8000 per il mio ospedale, perché mi ha permesso di camminare, correre e giocare con i miei amici». La madre era commossa come non mai. Quasi ogni giorno faceva questa cosa. Non era vicino al traguardo, ma comunque aveva racimolato più di $500 in poco tempo. Aveva così deciso di aiutarla insieme al marito. Al contrario di altri bambini, Eddie non era legata a giocattoli o altre cose. A lei importava stare con la sua famiglia il più possibile, perché sapeva bene cos'era la sua condizione. Sapeva bene di non dover sottovalutare la sua malattia e la sua malformazione. Comunque insieme alla madre e il padre aveva raccolto quasi $70000. Tutte le persone in città erano venute a sapere dell'iniziativa e avevano donato qualcosa. Era diventata una notizia anche virale, quindi molte lettere le arrivavano con dei soldi in busta. Alla fine ha realizzato il suo sogno ed ha grande spera di aprire un ente benefico, con cui poter dare una mano agli ospedali più poveri in giro per il pianeta. Se non fosse stato per i medici e l'efficienza dell'ospedale, non avrebbe potuto vivere la sua vita e vorrebbe vedere altri bambini come lei realizzare i loro sogni e mettersi in piedi. Con questo concludiamo. A volte alcuni bambini sono davvero sorprendenti. Nonostante i loro 1000 problemi, cercano di fare del bene per altri senza aspettarsi nulla in cambio. E chissà che da grandi non diventino persone migliori di molti adulti che invece pensano solo a distruggere tutto. Spero la storia vi sia piaciuta, lasciate un bel like in quel caso. E noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.